Dici, parte amici, l'ultima zona, le ultime 5 avventure di Crash Bandicoot e Crash Bandicoot 3. Un domani dimenticarlo. O quello che è, insomma, ecco. Ovviamente questo qua sarà un episodio molto incredibile. Anche molto diverso dagli altri, perché sarà un episodio molto calmo. Ovviamente ce ne faremo il tutto molto calmamente, perché ovviamente... Aspetta un attimo, fermi tutti. No, esatto. Ok, e va là. Non gli faccio un cacchio. Oh. Che minchia di paura. Come faccio a ucciderlo così, eh? E che cacchio se lo ricordavo quello lì? Certo, mi ricordavo. Ok, questo qua, sbom, molto tranquillamente, giusto perché mi è venuto in mente, perché quello lì c'ha il coso gigante, mica per... Quindi, ok, te! Ah, quindi fa la mossa, dopo me lo fa vedere. Oh, e quale cassa? Minchia! Anche qua, non... oh! Non bisogna fare di fretta. C'è sta il coso qua. Boh. Mori te. Cassa lì. Adesso faremo il cecchino. Sbam. Mamma mia. Mamma mia. Abbiamo sparato 5 ore prima. No. Qua mi beccano. Abbiamo sparato 5 ore prima e... Ma se non mi sbaglio... Ok. Sono nel fondo, adesso proveremo ad arrivarci, a sparare e beccare quelli là in fondo. No, non volevo beccare quello. Sbo. E quello là sopra? Perché se non va non era mica... cioè, in un altro posto. Mamma mia, ecco infatti. C'era questa qua. Dopo ammazzo quello. Le casse. Quello là sopra non c'è ancora. E dov'è? Dov'è? Dov'è quella là sopra? Stracacchio. No, non volevo fare quello. Non volevo. Però andare avanti di qua magari è nascosta. No. Non è nascosta. Anche perché tanto tornare indietro. Vabbè. Chi se ne... Sarà per un'altra volta. Io qua devo proseguire. Questa, che diciamo, è la città che più si odia al mondo. Bruzzissima, proprio, mamma mia che schifezza. Non la sopportiamo. Io sinceramente questi livelli non li ho mai sopportati. Poi vabbè, adesso ci sta... C'è l'aiuto, che c'è il mio dio di coso, di Bazohoka. Quindi si può fare così. No? Può fare, si può essere un attimino più tranquilli. Boh. Per quello che si può essere tranquilli in sti cacchi di livelli. L'unica cosa che non mi ricordo è se... poi il bazooka io lo posso usare anche... Affanculo. Negli altri livelli. Nel senso che porcaccia la mignottazza. Ok. Nel senso, se poi ricomincio i livelli... Dov'è il coso? Sarà qua sopra? No. Do cacchio è? E quindi ditemelo nei commenti se si può fare quella cosa molto speciale. Aspetta. Che paura. Vieni qua. Ok, mica ce n'era un altro. Ah no, ok. Bonus. Il bonus time. E che cacchio. Fate una remastered anche di coso, per cortesia, di Crash Bandicoot l'ira di Cortex, che sinceramente è quel capitolo per... un attimo che torno indietro. Capitolo per PlayStation 2 e GameCube, dopo non so se sia uscito anche per altre cose, però io l'ho giocato per la GameCube ed era molto molto bello, me lo ricordo molto volentieri. Beh, bene, qua per fortuna che abbiamo è il Bazooka, perché altrimenti la vedevo un attimino dura. Certo, tutto è meno che facciamo fuori, io non ve lo dico.
brutto! Cagnaccio, caro, sì! Datemi qua! Che saltone ho fatto! Il grande saltone! Posso usare il... No! Molto bene! Bastardo in porco spino schifoso! Ma va! Non me l'ha tirato fuori il bazooka! Era molto ambigua la situazione anche dicendo bazooka. Tira fuori sto cacchio del bazooka e fallo esplotere. Malissimo. To, to e to. E che cacchio. Se si può. Te e becca questo. Brutti schifo. No, no, qua mi tocca fare così. Le cose fatte bene. E si va all'ultima bruttissima parte di questo bruttissimo episodio, di questo bruttissimo episodio, questo bruttissimo livello che mi sta altamente sulle balle tantissimo. Ma posso, mo mi è venuto il dubbio, ma se sparo a questi cosi non fa un cazzo. Perfetto, fa molta attenzione. Ah, fermo, che paura. Che sto giocando con l'analogico poi? Qua. Della. Arrivo. Aspetta. Aspetta un momento. Ah, fine. Buona, sono contento. Si va avanti. E via un livello. E via un cristallo. Che uso come cotton fioc. E sì, la miseria. Molto bene. Sì, ancora un attimino più lontano, fatemi partire, no? No, si accelera con questo! Abbiamo già cannato la partenza. E che... no? E queste cose della pollice così? Che si fanno avanti e indietro? Ah, ma passano fuori anche quelle. Vedete, scusate, ma... diciamo, gli ultimi 5 livelli dei vari Crash Bandicoot sono quelli che si ricordano di meno, perché... ovviamente non è che si facevano tutti i giorni, più che altro non ci si arrivava tutti i giorni agli ultimi livelli di Crash Bandicoot. E che cacchio, si sposti lei, che devo prendere il turbone. Levati il salto, giustamente non lo prendo il salto. Che cacchio, ovviamente io sto livello devo rifare 80.000 volte. Ma schiantatevi anche voi, bastardi schifosi, che la polizia è quella che fa le robe. E quindi se voi siete in come si dice, siete in torto, dovete schiantarvi anche voi. Che cacchio. Però sembra abbastanza facile come rispetto a quella di prima della notte. Certo, ci stanno sti cacchio di cacacazzi di poliziotti un po' buzzurri, però se non ce la si fa adesso, credo che si possa fare... Ma vaffanculo. Credo che si possa fare tranquillamente dopo. Prendiamo meno turbo. Fanculo. Vai avanti. Carretta della polizia. Mica siamo alla fine, no? Dai. Datemi un'ultima opportunità. No. Che cacchio. Yes. Vedo la fine. La vedo. Si sposti lei! Yes! È il primo tentativo! E che balle! Yes! Questo è un miracle! Perché l'abbiamo fatto al primo tentativo! Però non era difficile, era molto più difficile il secondo. Passione fiammante! Oh, è sempre passione fiammante! Te lo vai a prendere in quel posto. Perché non è morto? Te sei fatto di adamantio? Sei fatto di una lega fatta anche col vibranio? Vabbè, io sparo per uccidere, non uccido. Sono, oddio, molto contento. Oh, vaffanculo. Te che cacchio. Ah, è caduto l'infrastruttura sulla capoccia. Io non mi ricordo qual è il boss finale. So che è Neocortex, ma non mi ricordo come cacchio ci faccio a ucciderlo.
Cioè, più che altro non mi ricordo com'è. Aiuto. Non mi ricordo com'è. Cicciate fuori. Schifosa. Canagliona. E quante? Toh. Manchi te. Che cacchio che lanciano giù le benissimo. Menghia. Allora faccio così. Boh. Di tranquillità. E siamo già arrivati a cristallo. E abbiamo solo 14 casse, quindi a cosa mi puzza. Perché c'è anche l'altra cassa strana da prendere in un'altra zona, in un altro viaggio. Mortacci tua. Però ci ha fatto buttarla l'ultima botta di napalm. La molotov fatta col... Aspetta, prendiamo il checkpoint. Facciamo esplodere il mondo. Vaffanculo. Questo cacchio di livello di Prince of Persia. Va. Sì, mo te faccio vedere io. Porca miseria. Le bazzucate. Dio. Toh. Che cacchio, così ti impari. No, bastarda. Saltone. Risaltone. Non ti ammazzo perché mi fai schifo. Le. No, io ero andato qua. Avevo sparato. E l'ho ucciso. Oh, questa volta l'ho ucciso. Ma perché gioco con l'analogico? Questi giochi si giocavano con le crocette direzionabili. Che paura. Per fortuna che non c'era la TNT. Che scioppavamo. Bazzucone, muori, muori. Do cacchio, sto sparando. Le... Oh, ma che... Che sortilegio è questo? Ok. Ma ce l'abbiamo fatta. Checkpoint! Ma... Sette volte spara a salve sto... Oh! Sto cacchio del bazooko. Minchia, mi sono passato attraverso. Le... Prendiamo il bonusso. Magari non so se si possa riuscire a prendere lo stesso anche la gemma. Dubito. Bello il palazzo dietro. Che si vedrà in Assassin's Creed Origins. 3 ore per arrivare. Sboh. Ovviamente faremo scoppiare una cosa. Allora. Prima di tutto, così. Secondo di tutto non ci arrivo. Come cacchio faccio? Minchia. No, così no. Così no. Prima di tutto non ce la faccio. Minchia. Mica ho saltato il bonus. No. Le. Perché siamo alla fine. Siamo alla fine anche di questo episodio. Ci vediamo domani con l'ultima parte, con gli ultimi due livelli e Neocortex. E cristallino.